Sono tutti i Free Tech Youth, benvenuti nel nostro speciale. Quest'oggi effettueremo una selezione di 5 device con il costo pari a 200 euro, dispositivi che saranno sia Android che Windows Phone, e appunto per questo cercheremo di vedere ben 5 smartphone che saranno LG G2 Mini, Lumia 630, Xiaomi Redmi 1S, dopodiché vedremo il Moto G 2014 e l'Asus Zenfone 5. Quindi partiamo con la nostra selezione e ne vedremo uno alla volta. Non dimenticate di utilizzare le nuove funzioni che abbiamo rilasciato in questo video, che riguarda questi bottoni che vedete di lato, che ci permetteranno di, ovvero che vi permetteranno di accedere alla sezione di un dispositivo rispetto ad un altro. Quindi basterà premere uno di questi pulsanti e verrete direttamente riindirizzati al dispositivo in questione. LG G2 Mini è un dispositivo molto particolare, deriva dal G2, quindi ex top di gamma LG, ha delle particolarità molto interessanti, cercheremo di vedere le migliori, ovvero abbiamo un display da 4,7 pollici con una risoluzione che non è HD ma bensì è QHD, ma facciamo bene attenzione, si tratta di 2K ma una risoluzione più bassa, 960x460 pixel. Dopodiché avremo a disposizione una fotocamera da 8 megapixel, ricordiamo che il display è un IPS LCD con tecnologia Gorilla Glass 2, quindi ottima resistenza. E cosa molto particolare, abbiamo a disposizione uno Snapdragon 400 che rappresenta il SoC per eccellenza della fascia media, quindi un quad core da 1,2 GHz con un Adreno 305, quindi ottime prestazioni sia per quanto riguarda processore sia per quanto riguarda GPU, quindi scheda video. Detto questo, non dobbiamo dimenticare che abbiamo a disposizione la penultima versione di Android KitKat, quindi la versione 4.4.2 con la UI personalizzata da LG, quindi la Optimus UI 3.0. Quindi dispositivo davvero molto buono con un prezzo che si aggira intorno alle 180 euro. Xiaomi Ungami Redmi 1S, dispositivo di fascia bassa, per modo di dire, di Xiaomi, visto che Xiaomi abbiamo visto ha prodotto diversi top di gamma che conosciamo molto bene, come Xiaomi Mi 3 e Xiaomi Mi 4. Questo device è molto interessante perché comunque ha come il G2 Mini un processore Snapdragon 400, ma bensì rispetto al G2 Mini qui abbiamo una frequenza relativamente più alta, parliamo di 1,6 GHz, quindi sempre un processore quad core con sempre l'Adreno 305, quindi ottime prestazioni sia per quanto riguarda il comparto diciamo del processore che per ciò che riguarda la GPU. Oltre a questo abbiamo un display sempre da 4,7 pollici, ma bensì qui abbiamo una risoluzione più alta del G2 Mini, quindi una risoluzione HD 1280x720 pixel. Nota molto interessante riguarda sempre la fotocamera da 8 megapixel con possibilità di girare video in Full HD. Quindi device molto interessante, design minimale e compatto, prezzo che si aggira intorno alle 180 euro. Nokia Lumia 630, dispositivo che diciamo menzioniamo in maniera molto particolare perché ha un prezzo più basso rispetto ai precedenti modelli che abbiamo già visto. Si tratta di un device Windows Phone, soprattutto ricordiamo che ha l'ultimo aggiornamento disponibile, quindi Windows Phone 8.1. Si tratta di un dispositivo che già abbiamo visto nelle nostre video recensioni e ha un display da 4,5 pollici con una risoluzione molto bassa, ma che comunque si adatta bene al display, si aggira intorno agli 800x480 pixel, qualcosa di più. Quello che dobbiamo ricordare è che abbiamo una buona fotocamera da 5 megapixel con l'assenza di flash LED, quindi nelle foto notturne avremo qualche problemino, anche se comunque il software ci viene molto, molto incontro come abbiamo visto. Tuttavia abbiamo possibilità di girare video in HD. E quello che dobbiamo ricordare è appunto il prezzo, ovvero si tratta di un device che è il miglior device con rapporto prezzo-prestazioni della gamma Windows Phone e soprattutto fa parte della entry level. Per quanto riguarda il processore, che non abbiamo ancora detto, abbiamo sempre a disposizione uno Snapdragon 400, soltanto che qui abbiamo una frequenza operativa di 1,2 GHz, quindi leggermente inferiore rispetto ai precedenti modelli.
Asus Zenfone 5, prodotto di nicchia che comunque ha permesso ad Asus di entrare nella fascia media di device Android. Ricordiamo che questo dispositivo ha un display da 5 pollici con risoluzione HD. Oltre a questo ricordiamo che abbiamo una buona resistenza Gorilla Glass 3, il principio iniziale Gorilla Glass 3. Dopodiché abbiamo come processore un particolare prodotto, un particolare SoC ideato da Intel, si tratta di un Intel Atom che ci permetterà di avere una frequenza operativa di 2 GHz, ma abbiamo solamente un dual core. Dual core che è affiancato a una GPU PowerWare che ci permetterà di avere delle buone, delle discrete prestazioni in questi due campi. Detto questo, la fotocamera ricordiamo che è da 8 megapixel che ci permetteranno appunto di girare video in full HD, non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche il flash LED, e come ultimo punto abbiamo a disposizione Android 4.3 Jelly Bean con le modifiche apportate da Asus. Il prezzo si aggira intorno ai 180€ e parere mio personale è che la gamma Asus Zenfone non mi piace molto, però comunque per rapporti prezzo-prestazioni sono buoni dispositivi, buoni device, soprattutto perché Asus la conosciamo nel campo dedicato ai PC e si comporta sempre bene, materiali al top e ottimizzazione davvero molto buona. Motorola Moto G versione 2014, smartphone che abbiamo potuto vedere qualche mese fa di Fa di Berlino, rimodernazione della versione 2013 e si tratta di un device dall'ottimo rapporto prezzo-prestazioni che ricordiamo ha come cuore, quindi SoC, uno Snapdragon 400 come gli altri modelli che già abbiamo visto in precedenza, abbiamo un display da 5 pollici con risoluzione HD, dopodiché particolare funzione e soprattutto riguarda diciamo il software, quindi aggiornamenti direttamente da Motorola che hanno una funzione grafica e soprattutto diciamo di prestazioni uguali a quelli dei Nexus, quindi abbiamo Android 4.4.4 KitKat. Oltre a questo dobbiamo ricordare che abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con possibilità di girare video in full HD con flash LED e quindi queste sono alcune delle caratteristiche tecniche che abbiamo potuto vedere sul Motorola Moto G 2014. Ricordiamo che il prezzo si aggira intorno ai 199€ e si tratta di un buonissimo device dall'ottimo design e dalle prestazioni davvero ottimali. Abbiamo visto i migliori dispositivi con costo di 200€, dispositivi che vanno dalla gamma Android alla gamma Windows Phone, anche se abbiamo trattato solo un dispositivo. Cercheremo di fare altre video recensioni dedicate a questo mondo, quindi darvi dei consigli su cosa acquistare e cosa non acquistare. Per noi il miglior dispositivo è il di quelli che abbiamo parlato logicamente fino ad ora, è il Motorola Moto G 2014, per il semplice motivo che si tratta di un dispositivo presentato ora e avrà sicuramente un supporto a livello software più lungo rispetto agli altri device. Detto questo, fateci sapere voi cosa ne pensate, se preferite qualche altro device oppure quelli di quelli che abbiamo elencato, diciamo, e soprattutto ricordatevi di lasciarci un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Questo è tutto, un saluto da Pasquale per TechNews. Ciao a tutti!